Vet vad sol och asken <silence> kvitter, ringer grin Vet vad storsan me nee. sera a tutti e benvenuti su 100 giorni da Leoni. È giovedì 24 novembre, sono le 18:35 e questa sera siamo in collegamento con lo scrittore Roberto Quaglia. Ciao Roberto, come stai? Ciao. E ricercatore indipendente di verità. Un saluto a tutti. E Stefano Re, anche lui, entrambi, diciamo, le definizioni vanno bene. Ciao Stefano. Ciao a tutti. Allora, partirei da te Stefano. Oggi siamo sentiti al telefono e ti ho chiesto di fare una bella puntata con me. Tra i vari argomenti di cui abbiamo discusso e parlato per trattare questa sera, ce n'è uno molto interessante. Questa è una notizia che mi ha dato nei giorni scorsi e riguarda gli imbalsamatori. Vai, Stefano, cos'è successo? Ma sì, in realtà, eh, più che una notizia, è una cosa che è successa proprio, eh, credo, ieri o l'altro ieri, che è uscito ufficialmente il, uh, il film uh, che era un pezzo che era, che era, diciamo, se ne parlava erano usciti dei, delle anticipazioni. Uh, scusate, ma è, sono io che vedo il flickering sul, sul video o sta uscendo male la... Sì, sei un... leggermente... Leggermente? Sì. Eh <ride> ah, vabbè dai, fa, fai sera. virtual... 1984. No, aspetta, vabbè, cerco di sistemare la cosa. Poi puoi, puoi partire, magari con Roberto, che così cerco di sistemare il video. Va bene, ok. Scusate. Allora, Roberto, iniziamo da te. Anticipo io la notizia. Sembrerebbe che questi imbalsamatori, come diceva Stefano, dentro questo documentario, che è anche tradotto in italiano, poi metteremo il link, abbiano trovato particolari, diciamo particolari, delle cose molto. Strane all'interno di alcuni cadaveri e sembrerebbe, come diceva Stefano oggi pomeriggio, che probabilmente sai, si sono dimenticati di tazzare la bocca anche a questi. Cosa pensi che potrebbe accadere a breve se venisse fuori una cosa del genere? Ma um, è relativo perché abbiamo una percentuale consistente della popolazione che. È perfettamente in grado di non vedere assolutamente nulla di quello che non gli viene permesso di vedere anzi intimato di vedere da eh, il grande fratello televisivo quindi eh, se loro gli dicono eh, il cielo è rosso loro credono che il cielo è rosso e parliamo della stragrande maggioranza della popolazione quindi qualsiasi cosa venga fuori io penso che non turberà più di tanto l'umore sociale proprio perché quelli che hanno varcato diciamo il rubicone e hanno smesso di prendere per oro colato tutto quello che gli arriva eh, dispensato dal, dall'alto appunto come verità rivelata ecco diciamo quelli che non credono più a questo sistema comunque ormai eh, hanno già mangiato la foglia e, e hanno già un sistema di interpretazione diverso, quindi al massimo gli arrivano delle conferme. Quelli che invece sono sempre dentro il paradigma del, eh, dell'informazione aut autorevole, cioè deve arrivare dalle loro autorità, che quindi sono dentro la condizione psicologica eh, infantile, anche da adulti, loro eh, credono a quello che gli dice l'autorità genitoriale. In questo caso gentilmente interpretata eh, dai, dai loro governanti, dalle virustare, da tutti questi personaggi cattodici che appaiono loro come antiche allucinazioni dentro moderni televisori. Ecco, questi qua, gli puoi fare vedere qualsiasi cosa, a parte che non glielo faranno vedere dentro i televisori. Cioè, quindi eh, se non gli arriva in una trasmissione eh, di porta a porta o... O in un telegiornale, per loro non è reale. ecco. No? Cioè, per quanto eh, se, se ci fosse un'invasione di rettili da Saturno, eh, gli possono entrare in casa e iniziare a sbranare le gambe, che loro, se, se la televisione non gli dice che sta succedendo, non ci credono e non se ne accorgono, ed eventualmente moriranno mangiati senza accorgersene. Ora, visto che la settimana del Black Friday, se tu accendi radio, televisione, c'è un bombardamento continuo di qualsiasi azienda multinazionale. Per questi prodotti che puoi comprare ovviamente online, tendenzialmente erano prodotti tecnologici all'inizio, ma messo allargato a tutto quanto. Ed è un po' come una sottomissione, sai, di spirituale, di magia nera, questo Black Friday. Ho visto anche una pubblicità di Amazon che è abbastanza inquietante, visto che parla del diavolo, ma non importa. Però è come, sai, Roberto, se davvero assistessimo a un saldo delle nostre anime e dei nostri cervelli in questo momento, perché tutti gli elementi noi ce li abbiamo davanti, abbiamo chi vuole vedere, chi vuole capire, ovviamente ha tutti gli elementi e non serve che ce lo dica Bruno Vespa, basta guardare i giornali locali, basta leggere eh, le dichiarazioni che fanno alcuni personaggi all'interno come della Pfizer per avere un'idea chiara di quello che accade, però probabilmente, sai, fa comodo tapparsi gli occhi. E andarsi a comprare Marina nuova PlayStation o qualcos'altro. O oh no, Roberto? Sì. L'aspetto interessante, appunto, dei, dei, delle anime in saldo è che il Black Friday a livello globale e globalista è, è questa offerta di sottomissione che viene fatta, appunto, dai grandi sacerdoti del. Eh, appunto del grande reset i vari Klaus Schwab eccetera che quando poi si va a vedere eh, nei, nei loro discorsi si, si scopre che essi vogliono l'accettazione da parte della gente del, della trasformazione che essi vogliono che, che si impongono quindi eh, c'è come una esigenza che non so se sia solo utilitaristica o addirittura etica da parte loro o esoterica da parte loro, eh, cioè che, che la gente accetti il, diciamo, la loro imposizione, cioè deve essere un'accettazione volontaria quella di sottomissione, eventualmente di estinzione, perché eh, si, si nota una certa eh, propensione a eh, ridurre la popolazione del mondo, non si capisce per... Per quali mezzi, e però previa accettazione da parte di tutti di, questa, eh, di, di, quest, di questo loro destino eh, sfavorevole. E anche il, il fatto di rinunciare a, a viaggiare in futuro con i probabili carbon credits che, individuali che verranno introdotti, così che i poveri. Che saranno costretti a vendersi i loro carbon credits diciamo personali in cambio di un'elemosina spacciata per reddito di cittadinanza, ma poi senza i carbon credits non potranno più prendere un treno perché consumerebbero dei carbon credits. Però questo tutto avverrà con accettazione, così come la gente ha accettato nei due anni che sono passati, che secondo me sono stati un grande test e non solo secondo me perché... Anche appunto questi grandi sacerdoti, appunto, il grande Resset, hanno esplicitamente detto: adesso non ricordo la frase esatta, che quello è stato un test ed è stato superato. La gente accetta, eh, è stato detto con grande soddisfazione: la gente accetta eh, privazioni motivate da un bene superiore, così hanno detto. No? E quindi eh, adesso verrà fornita. Alla popolazione del mondo, questa offerta. Non so, mi date un due terzi della vostra anima e io vi, vi restituisco. So, hanno, già, se... hanno già data tutta purtroppo. Stefano, allora sì, diamo va. qualche anticipazione di questo documentario che pubblicheremo poi il link su Telegram sul canale 100 giorni Giovani Leoni. Sì, dunque, il documentario si chiama Died Suddenly, che si può tradurre con morte improvvisa oppure morto all'improvviso. Ed è un documentario che hanno fatto due giornalisti americani, eh, molto interessante. In cui, eh, partendo proprio, come dicevi tu prima, da delle interviste fatte a degli imbalsamatori, che eh, lo fanno di lavoro, fanno di, gestiscono i cadaveri. diciamo. Eh, noi per gli imbalsamatori pensiamo spesso solo agli animali, no? gli non impagliati, eccetera. In realtà, lo fanno per le case funerarie, no? per eh, mettere i cadaveri in condizioni di insomma poter essere più uh, visitati dai parenti senza magari se hanno non so, dei tagli o delle cose comunque in generale per mantenere i corpi in uno stato uh, migliore eh, quindi evitando la, la degenerazione quindi cosa fanno? drenano sangue, li puliscono anche all'interno, eventualmente li impagliano proprio, li sistema in modo da e, e, in America questa è una cosa molto comune e ci sono tutti questi imbalsamatori che fanno i loro raduni parlano e questi evidentemente devono essere sfuggiti, appunto, lo dicevo come battuta, a chi eh, nell'arco di questi anni ha eh, sistematicamente trovato il modo di zittire o comunque condizionare al silenzio medici, infermieri eh, tutti coloro che in qualche modo potevano avere a che fare con i corpi de delle persone che eh, morivano dopo la vaccinazione. Eh, però gli ambasciatori no e, e questi hanno cominciato a vedere una cosa. È veramente inquietante hanno fatto infatti l'idea di questo documentario nasce proprio dai video le, le immagini anche proprio in diretta addirittura a un certo punto vanno a vedere uno, un, uno, uno di questi imbalsamatori mentre va a operare su un cadavere morto da poco eh, dopo la vaccinazione e, e fa vedere esattamente che cosa tirano fuori dalle loro vene e dalle loro arterie <ride> è una cosa terrorizzante cioè io avevo già visto un sacco di video nell'arco degli anni scorsi in cui qualche dottore, qualche biologo qualche insomma, ricercatore eh, faceva vedere o delle foto al microscopio elettronico oppure addirittura spiegava, raccontava di aver trovato dei filamenti strani all'interno no, del, 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 del sistema circolatorio di persone che erano morte dopo eh, essere state vaccinate dopo la vaccinazione e alcuni addirittura parlavano, mi ricordo uno <ride> mi aveva fatto un po' ridere, parlava c'era il video che diceva proprio: Guarda, ho trovato The Thing, la cosa no, di, di John Carpenter, <ride> una strana roba che, che si va a creare dentro il corpo. Cioè, non capisco cosa cavolo sia. Qui non sembra essere niente di, cioè, non, non, non sembra assolutamente qualcosa di comportato umana. Dice: Non riesco a capire che cavolo possa essere, che no. E lo descrivevano magari come dei, appunto, dei filamenti o insomma dei calamari, da roba. Vabbè, ma ma Stefano tu... non può essere vero, dai, non può essere vero. È <ride> un no, no, documentario ma... di pazzi che la si cosa, inventano la le cosa cose. La cosa veramente pazzesca è che eh, adesso poi siamo qua, sia io che Roberto, che siamo tutti e due arrivati da scrittori di fantascienza in, in origine, insomma, no? Eh, lui ovviamente con più storie, successo, io così come hobby, però eh, appassionato comunque di fantascienza, ho scritto io stesso e quando hanno cominciato a succedere queste cose, cioè ad essere queste cose visibili, no? eh, già all'inizio prendevano una piega che si poteva un po' effettivamente mettere sotto il termine complottismo, insomma, dietrologia, eh, le cose dei, se dei servizi segreti dei viazzi, queste cose un po' che sono un pochino al limite della credibilità, però... Insomma, sono cose sulle quali siamo abituati ad avere una certa sensazione di credibilità. Poi hanno cominciato a derivare su questa strada che veramente è da film di fantascienza. Cioè, ti sembra che stai guardando o leggendo un film, l'invasione degli ultracorpi, più che qualcosa del genere, No, tu dici, che cos'è sta roba? E ti fanno vedere questi video in cui... E poi, poi, per cui, io ovviamente, no, io non sono stato presente alle autopsie di questi qua, ho visto, sto video, visto questo video, ho visto questo documentario che sta girando moltissimo, lo stanno... Uh, guardando in molti, stanno commentando in molti e, e francamente non so, o, o questi qua appunto sono briaghi fradici si sono inventati una super <ride> cosa, uh, perché se no cioè, è, è veramente è difficile da credere, ma cioè, se lo vedi lo vedi e tra l'altro, e questa è la cosa buffa, collima con i dati di realtà anche quelli che vengono ammessi ufficialmente da tutti e da tutte le parti, cioè nessuno. Sta più prima sì, ma adesso non ce la fanno più a negare che c'è gente che eh, ha grossi problemi cardiaci molto di più di prima. Succede ai bambini, ai giovani. Addirittura eh, ai neonati. Un infarto a un neonato. Come un neonato? Era un infarto. ma è successa sta roba? Niente, adesso diventa è normale, no? E quindi cioè, questi elementi qua c'erano, come dire, no? Però non c'erano ancora la pistola fumante, non c'era ancora eh, chi cavolo, è Do, da dove arriva sta roba, no? Ecco, adesso ce l'abbiamo ed è mostruosa. Adesso veramente io non, non posso come dire, essere certo che quello che viene detto in questo documentario sia vero dall'inizio alla fine, accurato. eccetera, speriamo, eccetera. Di no, speriamo di no, Stefano, ovviamente. Speriamo anche di no. Però di fatto è, lì, è vale assenso. la pena di guardarlo. Perché diciamo, benché impressionante, posso, posso capire che chi si è vaccinato magari non lo guarderà tanto volentieri, però è io, che benché impressionante, vaccinato. effettivamente. La, la cosa ha, ha una sua logica, purtroppo, ha una sua logica molto chiara, perché tra l'altro spiegano e fanno vedere anche perché queste cose qua hanno provocato quel tipo di sintomatologia. Ho so detto in maniera più brutale possibile, più semplice possibile, queste sono una sorta di filamenti che si vanno a creare all'interno de, 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 della circolazione sanguigna, del circolo eh, del sangue nel corpo, e poi eh, mh, si a, a, appiccicano al sangue, il sangue gli coagula attorno. Per cui poi di fatto crea quei coaguli che fanno che intoppano, intoppano le arterie, intoppano dappertutto all'interno del corpo, gambe, braccia, eccetera. E quindi poi provocano tutte le, le varie cose che abbiamo visto accadere, da, dagli atleti che cascano in terra, morti, oppure restano paralizzati. Alle persone che hanno appunto del, 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 delle eh, aritmie o delle gravi situazioni di infiammazione del cuore, eccetera, per forza, che è una roba lì, gli va a tappare i buchi. Yeah. E dopo un bel po' di tempo, che questa roba prosegue, anche se uno ha un cuore forte, eccetera, si affatica, si infiamma. E, e, e lì fa vedere fisicamente quando le estragono, fa vedere i barattoli pieni di quella roba lì che c'hanno questi qua. E ce l'hanno, non ce l'ha solo diciamo, quello che seguono con attenzione, ma anche tutti gli altri basamatori che hanno fatto la stessa roba. Fanno vedere i filmati, vanno vedere che, insomma, che tirano fuori a raffica sta roba. qua Addirittura c'era un tizio, uno di questi qua, canadese, che diceva che nell'arco dell'ultimo de, anno e mezzo, se non mi ricordo i numeri precisi, ma insomma, ha fatto autopsia a un sacco di, di, di persone. Autopsia ha, ha, eh, diciamo fatto il drenaggio del sangue, la pulizia che fanno loro no? e, e dice: Non ce n'è uno che non ce l'avesse, non ce n'è uno che non ce l'avesse dentro. E, boh, insomma, questa cosa qua, fr francamente, è abbastanza inquietante. Poi ci sono molti altri dati in quel cosa, magari. Ma... Cioè, Roberto, secondo te, partendo dal presupposto che cioè, non sono così eh, fessi da uh, lasciare che la gente normale scopra completamente quello che avevano in mente per noi, avranno sicuramente già una contromossa. Cosa ne pensi tu? Cosa potrebbe accadere? Io sono una prossimo? persona con un sacco di immaginazione, quindi mi immagino le Bravo. contromosse più surreali. Eh, per esempio, adesso comunque a, eh, io il documentario non l'ho ancora visto, lo guarderò al più presto, però ne ho sentito chiaramente parlare. E, e però sono consapevole del fatto che in tutto l'Occidente, in tutti i paesi occidentali, sono state registrate ufficialmente appunto dal, dagli istituti statistici un, un aumento della uh, mortalità media. Eh, di rispetto al quinquennio precedente, quindi sono aumenti nell'ordine di eh, oltre il 10% nella maggior parte dei paesi, mi sembra che l'Italia possa essere intorno al 15, l'Inghilterra analogo e 15% in tutte le fasce di età sostanzialmente, ecco, poi ci possono essere piccole variazioni, però ecco non solo negli anziani, anche appunto nei giovani, nei ragazzi, nei bambini. Quindi eh, un aumento di morti non eh, spiegate perché, appunto, non, eh, es eh, si esclude che sia stato appunto il COVID, quindi non sono registrate come morte di COVID, però resta il fatto che se. Eh, in un, diciamo, in, un, in un certo periodo ne morivano 100, adesso magari ne, ne muoiono 115. E, e visto che si parla di grandi numeri, la statistica non è casuale, ecco, deve esserci una causa sulla quale eh, questo è l'aspetto interessante. Non solo il, diciamo, il mainstream non ha formulato alcuna ipotesi, ma eh, soprattutto non si è posto neanche alcune domande. Eh, ricordiamoci tutto il casino che è stato fatto eh, non solo sui media, ma ovunque. Quando hanno iniziato a esserci i primi morti di Covid nel 2020, non si parlava di altro 24 ore al giorno su tutti i canali. E questo era per un aumento eventuale di mortalità. Adesso che c'è un aumento di mortalità clamoroso, peraltro inspiegato, quindi dovrebbe suscitare un, un allarme. Eh, maggiore, visto che non si sa ufficialmente quale sia la causa dei morti, dovrebbero starne a parlare tutti i telegiornali, tutti i medici, tutte le persone eh, di un certo peso. E invece, eh, questa, no, questa, questa nozione che appunto ci sia un aumento. Eh, statistico rilevante e molto, molto preoccupante di morti in tutti i paesi dell'Occidente, eh, praticamente non trova alcuno spazio in questi sacerdoti della notizia, questi, eh, ne parla sporadicamente. Eh, Qualche giornale, ho visto degli articoli in Spagna, ci sono stati. Poi c'è un, un dottore inglese, il dottor Campbell, molto popolare in rete, che ne parla quasi tutti i giorni, però è inascoltato, nonostante lui ci abbia due milioni di followers. E quindi è un problema interessante. Poi vediamo parallelamente, e qui veniamo alla domanda che hai fatto tu: vediamo parallelamente ormai da molti mesi i media, i grandi media, i giornali, uh, proporre. Delle tesi fantasiose, dicono eh, mangiare la pizza può far venire l'infarto. Wow, vabbè, so, poi ti dicono il cambiano le lancette perché c'è l'ora legale, eh, le, il cambio delle lancette può far venire dei problemi di cuore. C'è cioè, tutta una serie di spiegazioni particolarmente surreali. Tutte incentrate su, su, su questo problema, eh, appunto degli infarti. E, e sono sempre e sono sempre spiegazioni surreali. Ti dicono eh, l'attività sessuale può creare delle degli infatti e così via e ne abbiamo vista adesso ne ho fatto una lista da qualche parte ma non me li ricordo tutti e sono tutti degli spendenti surreali che mi hanno ricordato il eh, Truman Show quando nel Truman Show il protagonista eh, il protagonista di ecco questo che sta inquadrando è un giornale un raro giornale che eh, si è occupato della questione e comunque non è uno dei giornali diciamo mainstream eh, diciamo classici e ormai quelli recidivi. E dicevo nel Truman Show, quando Truman, il protagonista che come saprete vive all'interno di una grande illusione creata solo per lui, una città che esiste solo per eh, filmare lui nelle sue gesta, quando lui inizia a sospettare che ci sia un complotto come, contro di lui, mettiamola così, a quel punto ogni piccolo eh, dettaglio che lo porta sulla strada del sospetto... Eh, viene bilanciato da una campagna televisiva mirata solo a lui che eh, gli fornisce delle possibili spiegazioni alternative per quello che succede. Per esempio, lui eh, si ritrova con un, eh, con un battello che non parte, lui voleva scappare dalla città e allora il giorno dopo vede, chiaramente è stata inscenata una finta tempesta, oh no, credo che si, si sia rotto il. Sì, una finta tempesta esatto che non, lo, non gli permette di andare via e poi alla sera vede. Eh, nel telegiornale, un, la notizia della più grande tempesta mai venuta, che in realtà non è mai venuta. Però serve per tranquillizzarla. Ecco, quindi noi sì, siamo come dei tanti, tanti piccoli truman con i media che, di fronte a il eh, fatto che. Eh, noi potremmo insospettirci del fatto che ci sia questo aumento di morti, soprattutto per problemi cardiaci, allora propongono queste tesi fantasiose: attento a mangiare la pizza oppure per, a cambiare l'ora legale perché sono cose che notoriamente fanno morire. Quindi spiegazioni surreali di questo tipo. E qui veniamo all'ultima domanda. Eh, avranno qualche soluzione per giustificarsi? Bene, eh, proprio nei giorni scorsi, adesso quello che dico, io lo dico, diciamo come spiegazione paradossale alla quale non è che io credo necessariamente, però come scrittore di fantascienza è una cosa che mi viene in mente. Proprio un paio di giorni fa c'è stata una trasmissione televisiva della RAI sopra gli UFO, una, una trasmissione seria, dove prendono molto sul serio il fatto che ci siano ev eventualmente degli extraterrestri eh, che, eh, diciamo, siano già presenti fra di noi. Ecco, io non mi stupirei, visto che è stato menzionato l'invasione degli ultracorpi da Stefano prima, che come scamotage nel momento in cui saltasse fuori eh, a livello generale questo fatto che, 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 che ci sono, eh, gli, che, appunto, gli imbalsamatori trovano tutte queste cose nei nostri corpi, che il sistema si possa difendere dando la colpa agli extraterrestri, ovvero abbiamo subito un'invasione degli ultracorpi. Eh, e quindi le morti improvvise sono eh, tutte eh, causate da quelle. Ecco, cioè, io non mi stupirei, non è, non, come ripeto, io non, non, non credo a quello che ho detto, però eh, non mi stupirei che il sistema si difenda con delle narrazioni completamente assurde che però con il giusto battage, il giusto eh, corredo e cornice di... Ehm, virus star cioè l'analogo delle virus star personaggi autorevoli in televisione finiranno per convincere tutti ecco io ho fatto l'esempio adesso degli ultracorpi eh, usati come scusa però ecco potrebbe essere qualcosa di altrettanto inverosimile quindi eh, quelli che sono disposti a credere a qualsiasi cosa più di non uscire dalla zona di conforto del proprio sono dogmatico e della propria illusione ecco quelli crederanno a qualsiasi spiegazione quindi in questo senso io non vedo anche il più grave degli orrori come un elemento di, di, diciamo, eh, di, di risveglio collettivo. Ecco, si risveglia solo chi eh, già si Guarda, sveglia... Lo dicevamo prima: il Black Friday dei cervelli è già avvenuto. Quindi, sai, quando bevi una volta, due volte, tre volte delle cavolate tendenzialmente. E probabilmente ti berrai anche la futura. Ora, questa è un'idea che sicuramente se non l'avevano pensata, adesso gli abbiamo regalata su un piatto d'argento, purtroppo, perché a volte, insomma, ci ascoltano anche per avere delle idee sulle nostre ipotesi. Però, Stefano, tu cosa ne pensi? L'invasione degli intracorpi? <ride> <ride> allora, guarda, eh, mentre, mentre parlava Roberto, mi veniva da ridere perché io, un po' di tempo fa, adesso fa vedere la data esatta, il 15 aprile. Di quest'anno, del 22, ho postato un articolo su, sul mio blog. Ho passato anche il link, in caso in realtà non è un articolo, è una galleria. che Sono tutti degli articoli, eh, di riviste da tutto il mondo, in inglese. Eh, che appunto raccontano: eh, il titolo, titolo dell'articolo è Mancano Solo le Cavallette, perché praticamente in questi articoli, appunto, si cerca di trovare le più. Eh, semplici, ma anche le più strampalate eh, eh, spiegazioni alla, a questa misteriosa epidemia di, di infarti e, e altre cose. No? E veramente c'è da ridere: cioè, dall'aspirina, perché diceva no, attenzione, guardate che l'aspirina provoca, di certo, come nell'ultimo periodo ti stanno sbranando aspirine, cioè, proprio, no? poi, poi articoli tipo: c'è cioè, un articolo addirittura bellissimo che diceva l'alcol. E uno aspetterebbe l'alcol perché bevi troppo. No, diceva l'alcol perché bevi anche sotto il livello che è considerato eh, adeguato, no? Perché dice, a volte le linee guida sono sbagliate, e quindi anche bere di meno di quello che viene considerato pericoloso può essere, può provocare questa cosa, no? Poi va bene il caldo, il freddo, l'amore, l'essere addirittura ce n'è una che diceva: l'età e Il fatto di essere lasciati soli, quindi, c'è cioè, il concetto: è, sei vecchio, sei solo e quindi crepi di crepa cuore. No? Cioè, ma veramente una cosa ehm, orribile, proprio anche come è presentata, il, il, hai perso il lavoro, guardi troppa tv, fai troppo sport oppure fai troppo poco sport. Comunque, no? ti vengono gli infarti, ti vengono blood clotting, anche se sei un bambino. E poi la normalizzazione. Per cui pieno zeppo di giovani. Eh, che eh, hanno avuto infarti, eccetera, ma è normale, è normale. O sportivi ma Stefano, di... Secondo te, in... visto che ci sono i mondiali di calcio, a me viene il dubbio che questi calciatori cioè, non, non vogliono rischiare che qualcuno collassi durante con magari mezzo miliardo di spettatori in visione, perché non sarebbe, diciamo, una bella pubblicità. Anche ma guarda ovviamente... io, invece, io invece penso che oramai siano molto oltre quello perché eh, si è visto che la, la sfilza di atleti che sotto stress evidentemente hanno avuto le, eh, le, sì le ma quelli che... amatoriali è una moria quelli prof... tra i professionisti non è la stessa cosa ma allora io, io non seguo lo sport non è, non è proprio non, non, è, non è il mio campo e non, non mi interessa proprio per cui non ho quello che ho, che, ho, che ho visto io è stato appunto un fiorire enorme di video, foto immagini di eh, Atleti, persone che evidentemente sono, seguono una, una carriera atletica, anche se magari non sono di livello altissimo, elevatissimo, eh, e che hanno avuto questa, insomma, in, una, in maniera veramente molto più frequente di prima appaiono queste, questi svenimenti, questi, questi, questi uh, infarti e, e, e queste morti, anche questi decessi. Uh, riguardo al fatto che tu dici, magari top, top, vabbè, ma lì abbiamo già visto diverse volte che molte delle persone importanti diciamo chiave sotto vari motivi sotto vari profili hanno, insomma ci sono quei video no? in cui si vede che fanno la, la, eh, fanno la vaccinazione ma poi se vai a ingrandire ti accorgi che c'è l'ago retrattile o che addirittura viene fatta sul, fuori dal, dal braccio cioè, eh, per cui immagino che magari anche veramente è possibilissimo che anche eh, gli atleti di alto livello per evitare che una insomma, una morte indiretta di, di altissima Diciamo, di una celebrità molto seguita possa, possa creare questi problemi. C'è anche da dire che proprio un problema anche statistico. Perché, per esempio, alcune persone mi dicono: oh, eh, continuo a leggere, a sentire che c'è un sacco di gente che muore eh, a seguito alle vaccinazioni, per questo per quel tipo di cosa, ma io non ne conosco neanche uno. Perfetto, ma qui parliamo sempre di numeri: cioè nel senso, eh, è, è come. Quante persone conosci che sono morte perché hanno preso l'influenza? Cioè, nel senso, ma non è che non muore nessuno, muore un sacco di gente per sta roba. Eh, il punto è che adesso sta morendo un sacco di gente statisticamente, che non è un sacco di gente nel senso che li conosci tu personalmente. Poi magari sì, qualcuno comincia a conoscerlo. Per cui le persone famose importanti, o gli atleti di altissimo livello statisticamente rispetto alla popolazione degli atleti, alla no? popolazione generale, sono comunque una minoranza, una ristretta minoranza. Quindi. Anche lì, se anche solo ne casca uno, già l'equilibrio comincia a, a, ad essere significativo. Comunque, guarda io per è... esperienza personale, e eh, poi, ovviamente, sai, non puoi mai dimostrarlo al 100%. Ma eh, sono più quelli che eh, sembrerebbe dovuta alla vaccinazione di COVID. Cioè, rispetto, cioè sono delle cifre completamente diverse, cioè, tipo una a 10, nemmeno di quelli che conosco io, e ne conosco tante di persone eh, che poi mi scrivono, mi dicono, eccetera. Ma parli di morti o di persone che hanno avuto problemi? Morti. E anche problemi. No, problemi, anche, ti dico, francamente, problemi di persone, io non conosco praticamente neanche una persona che si sia vaccinata e che non abbia avuto qualche problema. Ma neanche una. Guardi, ti racconto, un ragazzo che con conoscevo, il... Sul giornale è venuto fuori che sto punto da una vespa, era allergico, però a me viene da pensare: cazzo, da 42 anni, non ti mai a punto una vespa fino a 42 anni, insomma, cioè, era punto 25 volte no, una no, vespa. Vabbè, ma, cioè, vabbè. Tra l'altro, di nuovo, eh, adesso non è che voglio fare pubblicità proprio sempre a quel documentario lì, però insomma, è, è, raccoglie parecchie informazioni interessanti. Ci sono dei, mh, dei dottori dell'esercito americano. Eh, dei chirurghi dell'esercito americano che fanno delle eh, dichiarazioni molto, molto importanti a livello di inchieste senatoriali, a di inchieste del Parlamento eh, americano ehm, spiegando che loro hanno avvertito e avvertito e continuato ad avvertire che stava succedendo qualcosa di molto grave perché mano a mano che venivano applicate queste vaccinazioni di massa ai militari americani eh, si alzavano tantissimo tutti i problemi di ogni genere dagli infarti ai tumori appunto e, e fa tutto un elenco di di cose tra queste, a parte i, i, i miscarriages, cioè gli aborti, no? che sono, hanno avuto un incremento tipo del 3-400%, eh, ma ehm, nello specifico poi se tu vai a vedere anche i dati, fanno vedere anche i dati dell'Open Virus, che sono quelli tratti dal virus americano, eh, e veramente fanno paura, cioè 2021, 3.000, e, e adesso mi ricordo il numero preciso, ma ti ho passato tra l'altro credo l'immagine, no? il virus, non so se la puoi far vedere ma era comunque quasi 3500 insomma 3400 qualcosa eh, aborti eh, non, non abbinati, posso credere a quel grafico segnalati davvero. nel 2021 e eh, nei, nei 32 anni precedenti, cioè dal 1990 al 2020 il massimo che si era arrivato a segnalare in un anno che era stato nel 2009 era tipo oh, eh, 250, una roba del genere cioè, e, e poi nel 2021 improvvisamente 3000 e, e quasi 500 <ride> una, una cosa eh, veramente da beh, no, io sono andato a vederlo perché appunto questo mi interessava oh, mi sono andato a cercare la fonte che è l'openvirus c'è il sito ufficiale che l'openvirus è un'organizzazione che raccoglie i dati del virus e li presenta in maniera più semplice rispetto alle, sì, alle ricerche complesse che bisogna fare comunque ti passo tutti i link e le cose anche per, per chi guarda e chi ascolta se volessero andare a controllare ma eh, comunque perdonami una cosa che volevo dire anche prima al netto di tutto questo, quando parlavamo prima delle, delle, eh, della reazione della stampa e delle modalità di normalizzazione, più che appunto dirti il caldo, il freddo, la pizza, fumi troppo, mangi troppo poco, fai colazione presto o tardi, salti la colazione, cioè veramente tutto il contrario di tutto sembra provocare questa roba, ma sono in realtà gli adattamenti del sistema sanitario. Eh, non parlo di quello italiano perché sinceramente non so se ci siano state cose del genere, però io leggevo degli articoli molto precisi qua. Eh, che ho raccolto, in cui, per esempio, si cominciava a dire occorre a a attivare un servizio di screener continuo sui bambini per prevenire gli, gli arresti cardiaci. Cioè, quando è che si diventa una, come dire, una, un impegno sanitario da fare su larga scala? Quando il problema è enorme, perché se, non, se, se prima non c'era, non esisteva l'arresto cardiaco per i bambini, nessuno gli era venuto in mente. Oppure i farmaci, la FDA che approva eh, tre, quattro farmaci uno in fila all'altro, che servono per prevenire e trattare i blood clots nei pediatric patients, cioè, cioè il, praticamente i coaguli di sangue nei eh, pazienti pediatrici, cioè nei bambini. Di nuovo una cosa che prima non esisteva, adesso nell'arco di pochi mesi è diventata così importante che occorre modificare eh, gli approcci del Servizio Sanitario Nazionale Americano e introdurre vari, vari medicinali per, per andare a, a cercare di, di limitare questi pericoli e questi danni. Eh, questo è l'aspetto per me più spaventoso ancora perché, finché parliamo del fatto che la stampa racconta scemenze di ogni genere per cercare di spiegare una roba, quando insomma non gli viene neanche in mente a nessuno di dire: Ma non è che magari c'entra col fatto che abbiamo riempito <ride> di, di, di queste cose sperimentali che fanno proprio questo tipo di, di Roberto problemi? Torniamo sugli alieni: eh, il fatto che la Rai abbia pubblicato, insomma, abbia fatto questo documentario, questa intervista con Mauro Biglino. Vedo sapere cosa ne pensi intanto un po' del personaggio Mauro Biglino, di quello che dice e anche eh, del perché un po' di questa puntata e del fatto che questi sono mesi in cui ne ha parlato il Papa, insomma li abbiano sdoganati moltissimo. Personalmente non ho visto, ecco io personalmente non ho visto il servizio della RAI, poi lo guarderò, e non sono neanche un esperto delle teorie di Biglino, quindi in teoria sarei la persona meno indicata per rispondere. Tuttavia, già nel mio libro, appunto sull'11 settembre, quindi scritto più di 15 anni fa, avevo scritto eh, della, eh, della possibilità che in futuro, eh, nella creazione di sempre nuove miti che giustificano sempre nuove emergenze, sempre nuovi. Involuzioni totalitarie ed altro, si sarebbe potuti arrivare alla finta invasione degli alieni. Io l'ho detto in senso un po' scherzoso. No? C'è cioè, chi lo chiama progetto Blue Beam, non so neanche perché lo chiamerebbero così. Comunque, il tema è che è una cosa che mi è venuta in mente fin da quando, ai tempi già di Bush, stiamo parlando presidente Bush, quindi veramente una generazione fa. Avevano istituito un, un, un ufficio negli Stati Uniti per, eh, volevano o volevano istituirlo per le guerre intergalattiche, cioè nel senso una cosa, una cosa assolutamente delirante che doveva avere un avamposto sulla Luna, non so, con dei deliri vari di avvistamento precoce dei, degli, degli extraterrestri che venissero. È chiaro che non posso pensare che una cosa del genere venga fatta in tutta serietà e mi sembra che sia più un meme buttato nel appunto nel calderone eh, diciamo del, dell'opinione pubblica per, eh, per, per diffondere l'idea che prima o poi potremmo essere eh, attaccati dagli alieni ricordiamoci che hanno fatto anche un bel trailer di tutto ciò a parte che ne hanno fatti tanti però da è il vita. migliore Esatto, è proprio clamoroso in tutti i sensi. È un, è un trailer di questo tipo di situazione. Tra l'altro, se vogliamo andare a vedere nel dettaglio, Independence Day è uscito un po' di anni prima dell'11 settembre e nella loro distruzione dei più importanti simboli americani eh, hanno trascurato gli alieni di distruggere le, le Twin Towers. Ora, questo è chiaro che. È un, diciamo, può essere visto come un caso, però noi pensiamo a quanto sia iconica l'immagine delle due torri che crolla, ed è strano che uno sceneggiatore non se la sia giocata, hanno fatto crollare edifici meno iconici. Però poi se uno Guarda l'11 settembre e reinterpreta all'ottica di quello che sarebbe successo dopo eh, la scelta di escludere dal film, vedi che Independence Day diventa il trailer dell'11 settembre dove non si sono giocati la scena madre che doveva andare live in, eh, diciamo in diretta mondiale. Questa è chiaramente solo un'ipotesi, non ci sono dimostrazioni, però eh, come detto ha una sua poesia questa narrazione che non è detto sia vera, ma no, alla fine le spiegazioni... Eh, più belle, come dicono gli scienziati, tendono a essere quelle più suscettibili di essere vere no? rispetto alle narrazioni che non hanno nessun senso, come quelle che ti ammazza la pizza, soprattutto se la mangi il giorno che cambia l'ora diciamo, legale. Ecco perché, cioè, se poi fai anche sesso contemporaneamente, non c'è più neanche una chance <ride> ecco quindi tornando anche, anche l'invasione degli di... zombie erano molto gettonati e soprattutto anche dopo l'11 settembre o oh no Stefano? non farmi piangere il cuore che io l'invasione degli zombie l'aspetto da, 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 da quando ho 13 anni cioè... già, già ci sono rimasto male nel 2012 che erano tutti lì ah, ah, adesso blocco tutto il bug si ferma tutto il mondo eccetera prima il 2000 doveva fermarsi tutto il mondo poi dopo niente, il 2000 è saltato però 12 anni dopo c'era cioè 2012, Maya, adesso sono ancora qua che giro, so. no ecco veramente questa è una cosa, questo credo di averlo in comune anche con Roberto, eh, proprio da cultore della fantascienza e quindi anche di tutti gli scenari apocalittici, post apocalittici, quando poi è arrivata questa roba, eh, cioè uno già la sentiva, la vedeva arrivare, vedeva quello che diceva il telegiornale, leggeva qualche giornale diceva ma che cazzo dite? Cioè, nel senso, un film brutto, fatto male, non siete capaci. No? Cioè, prendete, prendete esempio, prendete un po', un, po', un po' di filmografia, leggetevi un po' di roba seria e magari fatelo meglio. Ci hanno cioè, proprio presentato come il film di Terra Reporter, ma fatto, quello fatto in cantina, no? con i mezzi di fortuna. Eh, tutto pieno di contraddizioni, di buchi nella narrazione. Una cosa terrificante. Magari, magari gli zombie. Roberto, cosa ne pensi degli zombie? Siamo circondati già o lo scopriremo tra qualche mese? Sì, io credo che il grande successo di pubblico che ha avuto lo zombie come figura, perché è veramente ormai un oggetto di culto, nasce proprio dal, dal, dalla proiezione che, che le persone fanno, cioè c'è un desiderio di morte da un lato, perché alla fine eh, lo zombie è morto, e poi c'è un riconoscimento del fatto che la società si sta zombificando, quindi nel culto degli zombie c'è da un lato l'esorcismo. Cioè si esorcizza una cosa che ti sta succedendo a te e dall'altro c'è eh, si esorcizza una cosa che sta succedendo ad altri perché eh, in effetti eh, c'è chi eh, si zombifica senza accorgersene oppure chi si accorge che gli altri si zombificano e a quel punto diciamo eh, raddoppia la posta in gioco andando. Ma è vero a... che sono come dichiarazioni di intento, cioè che possono essere viste come dei sigilli verso opere future, questi film, perché tanti lo credono. Sì, credo di sì, perché i film creano, creano la base allegorica poi sulla quale si creano gli standard di realtà nel grande pubblico, perché l'allegoria viene letta poi dal cervello, decodificata a livello inconscio e prepara il campo ad interpretazioni proprio su... Di, di realtà, ecco, sette gli standard della realtà. Quando si rappresenta in un film una, una crisi che aspetta, eh, diciamo, dietro l'angolo, quando poi si verifica la, la crisi, il, il cervello di dei miliardi di spettatori che hanno assistito a quei, quello o quei film, riconosce una situazione familiare, paradossalmente la catastrofe e la crisi vengono inclusi nella zona di conforto, nella comfort zone, e quindi non si reagisce. Quando ti fanno vedere un film Contagion dieci anni prima alla faccenda del Covid, dove praticamente la storia del Covid viene raccontata pari pari come poi si sarebbe verificata, no? E è impressionante addirittura la sovrapposizione delle due narrazioni. Tu, cioè quello è un esempio, però sommato anche a tutti gli altri, quando poi arriva la situazione e ti chiudono in casa e ti impediscono di uscire, tu paradossalmente e io parlo della gran parte della popolazione, ti ritrovi in una comfort zone che è stata creata quando hai guardato quei film che nella tua testa hanno installato un software eh, che considera quel tipo di comportamento plausibile. Cioè, quindi tutte queste allegorie, queste storie. Preparano il terreno, creano delle zone di conforto in zone dove invece una persona sana si ribella ed evita di cascarci. E per tornare a quello che ha detto Stefano, il fatto che ormai sembra di vivere veramente in un racconto in un brutto film di fantascienza, non posso che essere d'accordo, però voglio aggiungere il fatto che nel momento in cui hanno creato un, un, un mondo che è una rappresentazione, di, come in un film di fantascienza, hanno scelto un B movie. Cioè, il problema, è vero, è che non siamo in un bel film di fantascienza un bel film di quelli di Beh, film anche film. biden è un attore da b movie eh. Beh, è biden è dolio, perfettamente il ruolo dello zombie è il meglio cioè quando vedi biden e ti dimentichi che è il presidente degli stati uniti e lo immagini dentro un film dove interpreti lo zombie che finge di essere presidente degli stati uniti vedi che è perfetto Io per inizio. quel ruolo cioè biden è, 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 è un perfetto uh, personaggio di Uh, un film distopico del futuro, dove appunto uh, viene... si noti che il, il tema del presidente degli Stati Uniti demente è già stato sviluppato magistralmente nel film Oltre il giardino, Being There, un film di qualche decennio fa con Peter Sellers. Solo che quel demente, Peter Sellers, era un demente. A suo modo brillante cioè non è che era brillante ma aveva un fascino come mettiamolo così adesso invece siamo alla stessa eh, dimensione però eh, verso la demenza reale cioè quindi senza il fascino quindi verso lo zombie ecco essenzialmente ma Stefano vi per vendetta invece quando accadrà allora vi per vendetta secondo me non accadrà mai ma non perché non, non è possibile o perché è utopico, semplicemente perché la maggioranza, se la maggioranza delle persone veramente a un certo punto abbracciasse uno spirito ribellistico, eh, cioè il problema sarebbe che la, la massa comunque lavora per... ha una richiesta da, del padrone, cioè necessita del padrone, non c'è un cazzo da fare, no? E sono comunque solo i gruppi o gli individui che riescono a sganciarsi da questa dinamica, una massa che non eh, che davvero arrivi a maturare appunto di non aver più bisogno di un padrone, in un certo senso non deve neanche fare poi quello che fanno quelli in V per vendetta che vanno tutti in piazza a dire, para con si può, si gira di là e se ne va, cioè non, 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 non si scontra neanche più, no? Eh, io non credo che, che la nostra specie sia pronta a questo, cioè credo, credo anzi che quello che sta avvenendo, c'è proprio un bel, un, un, quello che già chiamato tante volte, Great Divide, un grande video in cui una parte della nostra specie è pronta, anche, anche poco pronta, ma insomma ci arriva e, e affronta questo affrancamento no, da, dalla, dalla visione genitoriale assoluta di dipendenza e, e un'altra parte invece no, un'altra non ce la fa e quella in una situazione per vendetta, sarebbe quello che ha fatto durante tutte le rivoluzioni del passato. Si metterebbe in coda dietro i rivoluzionari se vincono, no? andando lì a dire, ok, adesso siete voi i nostri padroni, dovete dirci cosa fare. E, e questo per me sarebbe angosciante, per quello dico, cioè io non credo molto in una rivoluzione no? alla viper vendetta. Uh, mentre invece in termini simbolici sono molto d'accordo, in quel film c'è un messaggio no? abbastanza chiaro che manda il protagonista alle, alle masse attraverso anche i suoi... Messaggi e sue azioni, no? che è quello di ciascuno di voi singolarmente, lo dice proprio nel, nel suo. in quell'annuncio che fa la TV quando ah, era, so, quando entra nella, 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 nella sede della televisione e manda quel messaggio a, a tutta la popolazione inglese: dice eh, questa cosa qua, se, se cercate un colpevole dovete guardarvi allo specchio perché l'avete accettata voi, avete, ave, l avete, l avete permesso che accadesse. No? E questo, questo credo che sia molto attuale, cioè credo che il punto sia proprio. Questa credo che sia la vera rivoluzione, che ognuno comincia a prendersi la responsabilità e, e, e comincia a pensare non tanto che spaccando tutto poi si esce da questa brutta situazione, ma che invece bisogna fare qualcosa di diverso, bisogna costruire qualcosa di diverso, che è sicuramente più faticoso, complicato e tutto, ma è, è l'unica cosa che secondo me ha senso andare in, in direzione di fare. Ragazzi, grazie mille. Direi puntata molto interessante. Abbiamo toccato gli argomenti davvero particolari, ma che ci possono dare, secondo me, una visione più chiara, probabilmente, di quello che sta accadendo. Io passerei dai film un attimo ai libri perché oggi abbiamo lanciato il nostro primo libro che è per i bambini e non ci sono mostri, non ci sono In realtà ci sono dei mostri, ma poi, alla fine scoprirete come va a finire. Vi mostro un attimo la copertina. Siamo molto orgogliosi di aver realizzato questo progetto. Nei prossimi giorni daremo le istruzioni per come ottenerlo, si può intanto già preordinare e si chiama Cuor di Leone Non aver paura. Ci saremo tutti quanti noi, tutti i personaggi che un po' insomma, e tutti quanti voi direi io, che hanno un po' combattuto per cambiare questo mondo che ci circonda. Ragazzi, grazie mille ancora. Ci vediamo domani mattina alle 8 per la rassegna stampa. Stefano, grazie. Sì, grazie, grazie a te, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. E Roberto, davvero è sempre un piacere, salutami tanto Massimo, tra l'altro abbiamo fatto una puntata davvero formidabile l'altra sera. Grazie, grazie a, te, a tutti, un saluto e concordo con quello che ha appena detto Stefano, se ci fosse VIP come vendetta che diventa reale lo diventerebbe nella misura in cui tutti semplicemente si metterebbero quella, quella maschera, cioè per cui diventa un carnevale essenzialmente. C'è anche da dire che Beppe Grillo ha utilizzato un po' quella V fregandoci alla grande. Ciao ragazzi, come, come voleva si dimostrare. Ma noi abbiamo la Z adesso. Come <ride> hanno, le, le, le hanno finito le lettere ragazzi, sta a noi adesso. Ciao a tutti, Z di zombie.